Dottoressa, come è sviluppato il counseling in Italia? In Italia è sviluppato, diciamo, in maniera a macchia di leopardo perché non è ancora una figura professionalmente riconosciuta a livello normativo, ministeriale, e quindi però l'interesse è molto diffuso perché è una delle professioni che in Europa esiste da tempo e quindi si affaccia, diciamo, rispetto alle relazioni, ai conflitti applicabili in vari contesti, sia di ambito di relazione d'aiuto ma anche di ambito organizzativo, e quindi è una figura che sta man mano prendendo piede, diciamo, esercita pur non essendo ancora, diciamo, prettamente riconosciuta a livello ministeriale. Ecco, la disciplina nasce, se non sbaglio, negli anni 50 negli Stati Uniti. Sì, no, 30 30. addirittura. Sì, con Rogers nasce negli Stati Uniti, poi si è sviluppata sia negli Stati Uniti che in Europa, acquisendo alcune caratteristiche, insomma, molto particolari, quindi un discorso di accompagnamento nei vari contesti, quindi può essere una professionalità che si declina in modo ovviamente particolare e specifico, sia nei contesti di relazione d'aiuto alla famiglia, alle coppie, a gruppi di ragazzi nell'età evolutiva, sia rispetto a contesti organizzativi. Perché occupandosi di relazioni di conflitto, anche le aziende, le imprese, il mondo della cooperazione è anche soggetto a questi aspetti qua. Quindi anche le imprese possono rivolgersi a un Sì. counselor per incrementare i loro processi produttivi? Sì, possono incrementare, non ci si occupa direttamente di processi produttivi, ma ci si occupa di tutti quei processi di relazione e di comunicazione che possono favorire sia la motivazione dei propri dipendenti, sia anche risignificare una leadership, ad esempio in momenti di cambiamento organizzativo, risignificare il proprio lavoro e quindi garantire una maggiore efficacia, un maggiore anche lavoro di squadra, di equipe dentro a reparti aziendali, piuttosto che anche, voglio dire, di servizi o cose di questo tipo. Ecco, possiamo parlare di un'inversione di tendenza nelle aziende? Oggi si guarda molto anche il lavoro di squadra e quindi una figura di questo tipo può essere molto ben inserita in un'impresa. Sì, diciamo che è molto ben evidenziato quanto un lavoratore che è contento di fare il suo lavoro ovviamente partecipa in maniera più efficiente, più efficace a tutto il livello della produzione. Quindi questo c'è una grande attenzione e quindi in questo senso si inserisce la figura del counselor proprio per sostenere e alimentare questo processo. Ecco, prima parlava della necessità comunque di regolamentare in qualche maniera questa nuova figura. Sì, c'è la necessità, ci sono varie associazioni anche di categoria, insomma, che si occupano di questo, ci sono trattative in corso, tavoli di approfondimento, ma non ci sono ancora, diciamo, sono cantieri in corso, non c'è ancora un esito certo e sicuro. Pensiamo che poi arriverà, perché comunque in Europa è una figura definita, quindi siamo in Europa, quindi anche la formazione avrà, voglio dire, dei contatti e arriverà ad avere una cornice unica, insomma. Quindi siamo molto fiduciosi.